Pranzetto in giardino, abbiamo acceso il barbecue, sto preparando tutto visto che è una bella giornata. Adesso si è acceso per bene e stiamo bruciando la legna, ma dopo aggiungiamo la carbonella. E dopo questo gustoso pranzo io e mio marito ci siamo messi ad installare il timer per l'irrigazione intelligente con wifi che abbiamo preso su Amazon. Abbiamo scelto questo da mettere al giardino superiore perché ha addirittura il controllo meteorologico e quindi se dovesse piovere o fa brutto tempo, essendo collegato con wifi, non farà partire l'irrigazione, quindi di conseguenza ci farà risparmiare l'acqua, denaro e tempo. La spina che avete appena visto va installata vicino al modem perché appunto poi manderà il segnale wifi a questa centralina che invece verrà installata sul tubo, sul rubinetto. L'installazione è davvero facile, basta scaricare l'applicazione RhymePoint, creare il proprio account con i propri dati e selezionare il dispositivo acquistato e connetterlo tramite wifi. Mentre la centralina richiede 4 batterie stilo. Ed ecco qua, adesso siamo pronti per installare la nostra centralina wifi, l'abbiamo collegata al rubinetto, adesso aggiungiamo anche il tubo ed è pronta all'utilizzo, in modo tale che il giardino sarà sempre ben annaffiato, però senza sprechi di tempo e di denaro. Se qualcuno di voi fosse interessato all'acquisto, vi aggiungo il link nel box informazioni. Pomeriggio ragazzi e ragazzi, allora proseguiamo il video, sono le 5 di pomeriggio, io sono rientrata da poco, oggi sono stata tutto il giorno fuori, sono tornata giusto per pranzo e poi sono riuscita, avevo numerosi impegni che a breve ragazzi vi aggiorno su alcune novità, ve lo sto dicendo in diversi video ma prometto che a breve vi informo un po' di tutto. Comunque, detto questo, adesso che sono rientrata, perché poi mi sono fermata anche a fare un pochino di spesa, mi mancavano delle cose, il corriere di Amazon mi ha lasciato praticamente il pacco con il tavolo, quello di plastica finto rattan color mocha che vi avevo detto che avevo acquistato e quindi lo volevo montare insieme a voi, quindi direi che adesso, pure se sono le 5, facciamo questo lavoretto che così mi sistemo intanto il tavolo con le sedie. Andiamo! Eccolo qui, questo è il tavolo che adesso anch'io stanno usando. Anch'io amore, spostati un attimo amore. Vedete, è tutto imballato, adesso lo portiamo al giardino di sopra, ma prima vi volevo mostrare che ho preso anche altre 3 piantine di gerani. Queste erano le ultime che ho trovato all'Eurospin e quelle a 1,50 euro. Infatti vedete che le piantine sono più piccole, ma non mi interessa perché a mano sto sistemando un po' tutti i vasi, un po' tutto, quindi le ho volute prendere, ma ahimè ho chiesto alla commessa se li riportavano, però mi ha detto che al momento non sono previsti che li riportano, che peccato perché ne avrei presi altri. L'ho portato qui al giardino di sopra,
Adesso lo sballo tutto e lo montiamo. E queste invece erano le sedie che già avevo, le avevo comprate un paio di anni fa, gli devo dare una pulita, però vedete pure queste sono tipo finto rattan, insomma mi piacciono, molto carine. Poi qui metterò anche comunque l'ombrellone da giardino, perché io sfrutto sia d'estate il giardino sopra che il giardino sotto. Qui montato, pure questo va spolverato perché sembra che sembra come se ci ha piovuto sopra, ci sono delle goccioline di acqua, quindi adesso gli darò poi una pulita. Il tavolo con le sedie sono dello stesso colore, poi domani gli darò una pulita perché ora devo pure andare a ritirare i panni dallo stendino, ma sono soddisfatta. Poi metterò qui la pedana con l'ombrellone perché comunque questa zona me la lascio adibita, diciamo un punto di ristoro qui in giardino. E poi vediamo, perché sto pensando anche ad altri piccoli acquisti, vediamo un po' nei prossimi giorni che cosa combinerò. Ho ricevuto anche un pacco da Shein, fu un ordine che ho fatto circa una decina di giorni fa, e ho preso alcuni capi d'abbigliamento e ho intenzione di prendere anche qualche altra cosa. Ora ve li mostro. Premettendo che io adesso lavo tutto e stiro tutto, comunque questo è il primo blazer, è questo verde bandiera, come lo vogliamo definire, è molto carino con queste taschine, così rimane liscio, aperto, senza bottoni. La manica qui ha questa piccola piega, però lo trovo molto carino questo, una volta lavato e stirato è molto carino, soprattutto anche per le serate estive, perché naturalmente come vedete è leggero, non è neanche foderato. Lo stesso identico modello, sempre con le taschine così liscio senza bottoni, l'ho preso anche in fucsia. Forse dalla videocamera sembra un rosa shock, ma in realtà è un fucsia, ragazzi. E quindi, come vi ho detto, leggero per le serate primaverili estive, molto carine da abbinare a un pantalone, a uno shorts, a una gonna, insomma lo trovo molto carino. Poi quando lo indosserò magari ve lo faccio anche vedere. Quindi anche questo a lavare. Ah, io ho preso, ragazzi, una taglia M. Vedete che comunque le taglie sono molto ampie da Shein, quindi verificate sempre la scheda delle taglie e leggete anche la recensione delle altre persone, perché vi può essere utile. Poi ho preso questo shorts con l'elastico in vita e finti bottoncini, vedete? Molto carino, molto morbido, molto leggero estivo. Nero naturalmente. E ho preso due t-shirt, una con la scritta smile e l'altra con la scritta happy. Queste l'ho volute con taglia L perché voglio inserirle all'interno di un pantalone, di una gonna, di uno shorts. Un pochino mi piace morbida, oversize, e quindi ho voluto prendere le L, ma anche le M andavano insomma più che bene. Però io, proprio perché d'estate non mi piace vestire, diciamo, un po' tutta appiccicata, diciamo in termini un po' così caserecci, preferisco prendere qualche taglia più grande. Insomma, questo è stato il mio shopping, che ora metto tutto a lavare, stiro e sistemo il tutto. Presto vi farò vedere altro shopping che farò, perché ho visto già altre cosette che mi interessano.
E niente. Rieccomi ragazzi. Allora, dovevo finire di registrare il video ieri, ma ieri ho avuto varie novità e non l'ho potuto fare. Ma la settimana prossima cercherò di aggiornarvi un po' su tutto. E detto questo, ragazzi, oggi, come tra l'altro ogni giorno, ho aspirato il pavimento e lo voglio lavare con una soluzione che utilizzava mia nonna. Mi ricordo, mia nonna e sua sorella non la utilizzavano questa soluzione solo per i pavimenti, ma in realtà ci pulivano anche alcune superfici. E mi ricordo sotto il periodo di Pasqua sempre con questa soluzione e le aiutavo anch'io, ero diciamo piccoletta, ma le aiutavo anch'io a pulire perché mi divertivo, si vede che l'indole mi partiva già da bambina, insomma, delle pulizie. E a parte questo, praticamente questa è una soluzione che ha i seguenti ingredienti. Io oggi logicamente ci lavo il pavimento perché credo che sia il miglior detergente che ci sia, simile a quelli che già vi ho mostrato, però con un mix di ingredienti che veramente fanno una pulizia profonda. Quindi la trovo ottima come soluzione. Ringrazio mia nonna che non c'è più, però grazie di avermela comunque tramandata. E ora vi mostro subito gli ingredienti, iniziamo a pulire il pavimento e vi faccio vedere con questa soluzione come il pavimento torna bello pulito e brillante. Partiamo con un secchio di acqua calda, non bollente, calda. Ad aggiungere mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, che sapete che per me è fondamentale. Aggiungere mezzo bicchiere di alcol denaturato. Andiamo a mettere qualche scaglietta di sapone di Marsiglia, che adesso si scioglierà nell'acqua calda, per questo vi ho detto di mettere comunque l'acqua calda. Adesso andiamo a girare e a sciogliere. La soluzione, quella che faceva mia nonna, è terminata, quindi acqua calda, mezzo bicchiere di aceto di vino bianco, mezzo bicchiere di alcol denaturato e qualche scaglietta di sapone di Marsiglia. Ma io, dato che voglio sentire in casa un profumo di pulito, che già si sente grazie al sapone di Marsiglia, però vado ad aggiungere qualche goccina di olio essenziale della fragranza che insomma ognuno di noi vuole. Stavolta vado a mettere la vaniglia. Giusto praticamente qualche goccina per profumare ancora di più la casa. Adesso andiamo a girare bene con il mocio. Facciamo sciogliere le scagliette di sapone di Marsiglia e iniziamo a pulire il pavimento. Io devo pulire il pavimento di tutto il piano centrale di casa, ma io naturalmente già ho passato l'aspirapolvere, mi raccomando, passatelo sempre, e adesso iniziamo a lavarlo. Qui tutta la parte del corridoio che già si è asciugato perché io lo passo ben strizzato e vedete il pavimento come viene ben pulito e lucido. Poi si sente questo profumo di vaniglia che sa proprio di pulito. Ho fatto il bagno, la camera, adesso proseguo, ma vi volevo far vedere come viene bello lucido il pavimento. Cioè io adoro questa soluzione, infatti di tanto in tanto la faccio, la fa anche mia madre. Su da lei, perché siamo comunque molto molto soddisfatte del risultato. Ragazzi, ho finito di lavare tutto, guardate il pavimento si sta finendo di asciugare, ma è bello lucente, profumo di pulito, di vaniglia, che mi fa impazzire, cioè,
con una passata il pavimento è lucidissimo, splendente e soprattutto igienizzato. Bene ragazzi, spero che anche oggi vi abbia tenuto compagnia, vi sia stata utile. Io mostro sempre tante alternative perché non tutti vogliono pulire con gli stessi prodotti, con le stesse soluzioni e quindi mi piace anche variare per fare pure una pulizia più profonda perché se uno si fossilizza sempre con le stesse cose, pulisce fino a un certo punto, cioè invece è meglio variare per fare una pulizia più ampia, più profonda. Detto questo, ragazzi, vi auguro un buon fine settimana. Ci aggiorniamo direttamente la settimana prossima perché ho finalmente queste novità da dirvi. Quindi, niente, io ora mi metto a fare altre cose perché non ho terminato qui in casa. Sapete che io mi programmo delle pulizie, però dato che poi il video viene davvero troppo lungo, quindi lo concludo. E ci vediamo molto presto. Come sempre, per chi ancora non lo avesse fatto, iscrivetevi al canale, vi invito a iscrivervi al canale. Chi mi vuole seguire anche su Instagram mi trova come Federica Sweet02. Un bacione immenso, buon fine settimana, ragazzi e ragazze.